Filippo Vadalà, consigliere delegato allo sport. Buonasera e intanto grazie a tutti per la partecipazione. Niente, intanto per il ruolo che svolgo volevo un attimino mandare un messaggio a Francesco che domenica ha avuto a Francesco Triolo che domenica ha avuto un brutto incidente che noi in estate avevamo dato una targa per il lavoro e per quello che speriamo il futuro gli possa riservare, perché aveva iniziato ad andare a giocare in una squadra di Lega Pro e speriamo possa veramente continuare a farlo. Niente, come attività sportive e attività di tempo libero, quest'estate insieme a Silvio abbiamo deciso di utilizzare quel tesoretto che grazie al sindaco, ma l'abbiamo ripetuto più volte, abbiamo potuto svolgere alcune attività di tempo libero, come la festa dei bambini che abbiamo aperto l'estate, come il gala della danza, come la giornata dello sport e come la serata dello sport in cui abbiamo, forse per la prima volta, il Comune e l'amministrazione ha riconosciuto a chi si è distinto un qualcosa che sia da stimolo. Io sono onorato di rappresentare le nostre associazioni sportive, che non sono poche. Diciamo che da settembre, da quando iniziano le attività, ho iniziato a seguirle e devo dire che sono rimasto veramente colpito da come una su tutte, che lavora di più sui ragazzini, e l'oratorio da come accoglie e da come fa crescere i nostri giovani, per cui abbiamo un settore, diciamo, giovanile per quanto riguarda il calcio, che ci fa ben sperare, ma anche l'attività del volley, il calcio della Bovese, diciamo che sono delle associazioni che per la prima volta, diciamo, riescono ad avere un punto di riferimento all'interno del comune e non è poco. Diciamo che sono anche una spina nel fianco l'assessore Toscano sul poter così lavorare sui nostri impianti, che nonostante, diciamo, li abbiamo trovati in una situazione precaria, le nostre associazioni li mantengono bene. Però devo dire che l'assessore Toscano è molto vicino anche lei alle associazioni, perché, come prima vi ha detto, è molto motivata sul fatto di poter ridare la tribuna alla Bovese. Abbiamo avviato il ripristino del tappetino della palestra, che lei nella sua miriade di cose, e quindi speriamo di risolvere quello che sono, diciamo, questi problemi che sono imminenti, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto sportivo. In prospettiva c'è quello di regalare al comune, ma alla popolazione, a quelli che verranno, una sala a cui mostrare quello che è stato negli anni lo sport a Bova Marina, quindi il poter esporre, ecco, le divise degli anni passati, le foto, le targhe, i premi, quanto in questi anni passati le nostre associazioni hanno potuto fare. Questo è un lavoro su cui vorrò riuscire a farlo. Niente, mi auguro veramente che ci possiamo trovare, possiamo avere un'annata, diciamo, ecco, per lo sport che sia positivo a Bova Marina, ma ne sono sicuro, perché i presupposti sono buoni, e poi arrivare all'estate e ritornare sul parco e poter dare un premio per quello che hanno fatto. Per il resto siamo super operativi, ma l'avete ben capito, e non ci tiriamo indietro davanti a niente. A breve inizieremo a lavorare sulla piscina, che è un altro aspetto, un altro punto su cui
l'abbiamo detto in campagna elettorale, ma non perché si è fatto un po' di silenzio in questo periodo, ma c'erano altre priorità, ma ci stiamo lavorando. È veramente tanto per ridarlo ai nostri bambini. Con questo concludo e mi auguro veramente che ci sia grande rispetto e grande fiducia da parte di tutti. Grazie. Grazie mille. Prima di passare la parola al nostro sindaco per le conclusioni, volevo semplicemente ringraziare la presenza di Studio 95 Melito TV Telebova Marina in diretta, per ringraziare ovviamente per questo servizio dato alla comunità che consente anche a chi è fuori di seguire le attività che si svolgono a Bova Marina, come ad esempio questa. E quindi cedo la parola al nostro sindaco per le conclusioni. Buonasera, un saluto a tutti presenti e un ringraziamento per la loro presenza più numerosa del solito, che dimostra comunque non certo una avversione critica al lavoro dell'amministrazione, ma certamente un interesse, un'attenzione e una forma di partecipazione che noi vogliamo che cresca, perché tanti obiettivi sono possibili se c'è una partecipazione attiva dei cittadini, che è l'elemento principale per poter sostenere l'azione dell'amministrazione. Io cerco di fare sintesi per dare la possibilità a chi vuole intervenire, porre delle questioni, perché vogliamo aprire un dialogo con i cittadini presenti per correggere errori se ci sono stati, per avere indicazioni, suggerimenti che possiamo mettere a frutto nel lavoro che andiamo a fare in questa che io chiamo una seconda fase. La squadra, come avete visto, mi pare che sia una squadra motivata, affidabile, che dopo questi 4 mesi di rodaggio ha raggiunto una forma ottimale, sostenuta anche dal lavoro dei consiglieri della lista, dei consiglieri delegati che operano alla pari degli assessori. Una squadra che ha lavorato molto, che ha lavorato sulla difensiva, perché è condizionata dai problemi emergenziali che non potevano essere trascurati e che ora deve lavorare all'attacco, cioè a realizzare risultati molto più rilevanti che possano in qualche modo ridisegnare il ruolo del comune, dargli un alto profilo e dargli la possibilità di svolgere anche un ruolo di traino nell'intero comprensorio, perché non basta provvedere o amministrare bene un comune se poi intorno a queste comunità non ci sono, diciamo, soggetti che corrispondono agli sforzi. Non c'è uno sviluppo a isole o una condizione felice ad isole nei singoli comuni. Quindi dobbiamo cercare di proiettarci all'esterno, avendo ovviamente creato condizioni ottimali di vita nella nostra comunità. Ringrazio quindi questa squadra che per me ha fatto un lavoro eccellente. Forse il tempo che è stato assegnato non ha permesso di informare di tutta la mole di lavoro che è stata fatta, perché è stata fatta molto di più, diciamo, di quella che è emersa. E vorrei ringraziare prima di loro anche le varie associazioni di volontariato,
cittadini comuni, giovani, donne, che si sono mobilitati per sostenere lo sforzo di questa amministrazione, che hanno reso possibile lo svolgimento di un cartellone di eventi che ha occupato i mesi di luglio e di agosto, enorme, e era difficile seguirlo anche per me, anche per gli addetti ai lavori. Diciamo, siamo stati in questi due mesi prese da questa attività che è servita comunque a ricreare uno spirito di comunità, un senso di comunità che è necessario per poter affrontare problemi molto più impegnativi che ci stanno di fronte. Le condizioni del bilancio non sono rosee, però questo non significa che colmeremo, diciamo, i vuoti aumentando le tasse. Cioè, noi faremo uno sforzo inaudito per abbassare tasse e tributi che sono già elevati al massimo e che potremo fare anche con un'azione oculata, rigorosa, non punitiva nei confronti delle evasioni e dell'abusivismo, che poi le evasioni e l'abusivismo vengono, diciamo, caricate sulle spalle di chi paga regolarmente i tributi, e ci stiamo attrezzando anche per fare questa operazione, che è un'operazione, diciamo, che permette a tutta la comunità di crescere e di fare legalità, perché la legalità si predica, si aspetta dagli altri, ma difficilmente si pratica. Voglio dire, ma non è polemica, avere un consigliere della minoranza, potrebbe pure sedersi qua a consigliere stilo, diciamo, nei posti dei consiglieri, non è per polemica, ma per dire che questo sforzo, che non è stato dell'amministrazione della maggioranza, ma che è stato, diciamo, di una larga maggioranza dei cittadini di Bova Marina, che hanno avvertito l'esigenza di dare una mano per uscire, diciamo, dalla, non è un termine grosso, da una situazione di ghetto nella quale il comune era precipitato, non hanno ritenuto di partecipare a questo sforzo, si sono cioè chiamati fuori, questo mi dispiace, e hanno inaugurato una sorta di stagione dell'opposizione della carta bollata, che non produce risultati, certamente non per il comune, ma soprattutto per la stessa minoranza, perché un'opposizione della carta bollata alla fine non va da nessuna parte, serve solo a svolgere azioni di disturbo e di distrazione di energie importanti dal lavoro che invece i cittadini si aspettano. Tenendo conto, e non per scaricare responsabilità, ci mancherebbe, ma per vedere dove dobbiamo intervenire per superare i punti di crisi, che abbiamo ereditato una struttura comunale acefala, cioè senza testa, con nessun dirigente, con nessun responsabile di settore amministrativo, di settore operativo, dall'amministrativo al settore tecnico, al settore finanziario e così via, e che assenza che ha complicato il lavoro di tutti. Lo ha reso complicato e difficile perché per ogni atto e per ogni passo bisognava ricorrere a chi dovesse firmare, diciamo, gli atti fondamentali. Il vice sindaco ha richiamato anche l'episodio che ha dovuto caricarsi, rischiando di persona, una responsabilità che non gli competeva per coprire un vuoto nell'attività amministrativa. Conoscete le pastoie, la politica si è impastoiata con le sue mani, per fare qualunque cosa ci vuole comunque una firma, quando non ci vogliono tante firme. Nessun responsabile di settore c'era, su quattro settori,
e abbiamo fatto dei salti mortali in una situazione nella quale la Sorical era un colabrodo, i rifiuti erano, diciamo, distribuiti in tutto il paese senza nessuna possibilità di smaltire soprattutto gli ingombranti. I bordi delle strade e delle ferrovie, diciamo, ridotti a discarica, e quindi in questa situazione di impossibilità di operare abbiamo nominato, giustamente, anche se a malincuore da parte mia, guarda caso, i dirigenti che abbiamo ereditato dall'amministrazione commissariale, che non erano amici nostri, né avevano la nostra fiducia, ma abbiamo fatto ricorso alle stesse persone perché venivano prima gli interessi dei cittadini. Anche per questo siamo stati sommersi di esposti, di denunzie, di richieste di carte tutti i giorni al comune di Bova Marina per mettere in discussione la legittimità di queste nomine, come se noi avessimo nominato abusivamente i nostri amici e non utilizzato per tempi brevi, perché l'obiettivo nostro è quello di avere una struttura dirigenziale che sia espressione del comune, che lavori permanentemente, che utilizzi al meglio i dipendenti. I dipendenti, devo dire che diciamo, nell'insieme hanno lavorato, si sono sforzati al massimo, perché questa struttura, dovete sapere, che per il comune e per i cittadini lavora il 50%. Siamo sotto organico, ma i dipendenti del comune lavorano per i cittadini e per i servizi solo al 50%, perché l'altro 50% viene dedicato per dare le risposte alle richieste che vengono dalle forze dell'ordine, tutte quante, dai carabinieri, dalla finanza, ora dalla città, dalla polizia della città metropolitana. Mi pare pure che il comandante dei vigili è stato impegnato per azioni, diciamo, di questa natura, per dare delle risposte a degli esposti, a dei ricorsi infondati che hanno trovato e trovano stranamente, e lo abbiamo denunziato, sensibilità nella prefettura di Reggio Calabria, con qualche funzionario che non fa il suo dovere, che è incompatibile, e lo diremo al prefetto alla prima occasione, che è incompatibile nello svolgimento delle sue funzioni, perché è totalmente ignorante, perché manda, per esempio, a comune richieste ad atti su presunte incompatibilità per eventuali contenziosi sui tributi, che dovrebbe sapere che la legge non prevede le incompatibilità per questa materia. Quindi bisogna che lui impari il suo mestiere. Cioè, siamo appunto nel quale, anziché operare tranquillamente, dobbiamo rispondere tutti i santi giorni a richieste che sarebbero legittime in una situazione normale, sarebbero legittime se ci sono, diciamo, violazioni di legge, se ci sono questioni illegali, se ci sono abusi, se ci sono interessi privati, se c'è una gestione distorta della cosa pubblica, va bene, ma che francamente sulle cose presunte si cerca da parte della prefettura notizie a raffica, non è francamente accettabile, perché vuol dire che anziché aiutare i comuni puntano a massacrare i comuni e a paralizzarli. La macchina comunale quindi è una macchina che stiamo rimettendo a punto. Io ho trovato un grande spirito di collaborazione, certo qualche pecora nera c'è sempre, però l'insieme della struttura comunale ha fatto il suo dovere e anche più del suo dovere.
abbiamo proprio l'altro giorno approvato in giunta il piano esecutivo di gestione che dà gli obiettivi alla struttura e ai vari settori, obiettivi annuali e triennali, che intervengono sui punti critici che noi abbiamo registrato nel corso di questa esperienza di 4 mesi. Intervengono sui punti critici, sul contenzioso, sull'utilizzo del patrimonio, sui beni confiscati, sulle archiviazioni, sulla necessità di non fare, diciamo, interventi dispersivi che permettono alla macchina amministrativa di non essere bloccata solo dalle cose spicciole o dalle cose giornaliere, che sono importanti, che vanno fatte, ma senza sacrificare le questioni di fondo che poi danno respiro, diciamo, ad una comunità. C'è un contenzioso arretrato enorme, qualcuno puzza di truffa, perché anche il lavoro che stiamo facendo e che ora facciamo con maggiore tranquillità con l'ingresso in giunta dell'assessore Pansera sul contenzioso, c'è un contenzioso che noi abbiamo interesse a liquidare per soddisfare legittime aspettative di chi ha delle partite aperte o si aspetta dall'amministrazione di essere soddisfatta nel lavoro che ha fatto, nelle sue aspettanze. Abbiamo contenziosi che puzzano di truffa, cioè grandi risarcimenti, enormi risarcimenti, perché le carte non sono mai a posto, non ci sono gli accatastamenti, non si sa come sono andate a finire le cose, non c'è un inizio e una fine rispetto, per esempio, all'uso del luogo pubblico, se ci sono stati interventi da fare per impianti, per strutture pubbliche. Comunque ne verremo a capo, pagheremo quello che è giusto pagare, certamente non faremo delle operazioni che in passato sono state fatte e che hanno creato il disastro, diciamo, in questo comune, anche con degli indennizzi assai discutibili, lo sottolineo, assai discutibili, di cui ancora paghiamo le spese. C'è un patrimonio pubblico in abbandono e degradato, abbiamo fatto i dossier su tutte le strutture pubbliche che sono state dette, non li ripeto, e lo abbiamo fatto pure sui terreni, perché sui terreni stiamo cercando di impostare anche discorsi e dei progetti per il futuro, perché non c'è dubbio che i terreni non sono di nessuno, sono di proprietà della comunità e devono essere messi a frutto per la comunità. C'era un programma di opere pubbliche che è rimasto lettera morta per anni, e abbiamo fatto salti mortali per recuperare fondi che erano a rischio revoca. Abbiamo, cito un caso emblematico, cioè questo del segretario dell'AISM, abbiamo un caso di una struttura che era una struttura che doveva rappresentare un polmone di sviluppo di questa comunità, è stata lasciata in totale abbandono, con danni incalcolabili per quella struttura rispetto ai quali hanno chiuso tutti gli occhi, comprese le forze dell'ordine pubblico, che noi cerchiamo di recuperare, di mettere a norma, di riprenderlo nella titolarità del comune, perché se no rimane là un patrimonio immenso senza nessuna destinazione. Dobbiamo trovare una destinazione. Così le ricognizioni che abbiamo fatto e i sopralluoghi, i report sui beni pubblici per qualificare e quantificare i danni e renderli agibili. Quindi un lavoro enorme che è stato fatto in silenzio e che è la base per poter poi rilanciare, diciamo, l'azione amministrativa in tutti i campi: la piscina, il campo sportivo, la palestra, il museo di San Pasquale, l'ex frantoio mi dicono che è sparito, il recupero del patrimonio edilizio di cui avremmo la titolarità, ma fino a un certo punto, perché noi avremmo la titolarità
però i fitti, se li pagano alle case popolari, non so sulla base di qualche marchingegno, perché se la titolarità c'era il comune, il fitto andrebbe pagato al comune, salvo che non ci siano pratiche incomplete, perché è tutto incompleto, per cui poi ci stanno delle situazioni ibride. Noi vogliamo entrare in possesso del patrimonio edilizio per renderlo fruibile, per assegnarlo. Ci sono degli assegnatari, abbiamo fatto una prima esperienza con i 3 o 5 alloggi, Orlando è stato, diciamo, in questo puntuale, seguendo passo passo, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare, ma ancora le chiavi non siamo riusciti a consegnarle. Siamo là vicino, però il percorso è fatto quando è completo. Noi abbiamo il paradosso che la titolarità sarebbe nostra, ma il canone, se lo riscuote, l'ATER, come sbaglio. Come un altro discorso sui beni confiscati alla mafia, su cui nessuno ci vuole mettere mano, neppure parlare, ma noi intendiamo parlare e metterci mano, perché sono dei beni che vanno utilizzati nell'interesse della comunità. Stiamo preparando un bando per accertare e destinare, diciamo, questi beni. Il più importante mi pare che sia l'ex standa, su cui presentiamo un progetto con, diciamo, questi finanziamenti che dovrebbero venire dal governo, che cioè gestisce, se non vado errato, l'associazione nazionale, non ricordo ora il nome, mi sfugge ora il nome, Invitalia è diventata ora. Stiamo preparando un bando per utilizzare questi beni, e non c'è dubbio che questi beni sono essenziali per organizzare anche i nostri servizi, perché noi abbiamo, un museo, che è un museo per modo di dire, sotto gli scantinati del comune, una pinacoteca, che è per modo di dire, un archivio storico, che è per modo di dire. Abbiamo locali immensi, notevoli, che possiamo tranquillamente destinare, per i quali tra l'altro è in corso di effettuazione un progetto da finanziare, da inserire, diciamo, in questi accordi che vengono fatti a livello delle province col governo e con i ministeri, per inserirlo nei progetti che noi proporremo per essere finanziati. Probabilmente avremo, e devo ringraziare in questo anche i progettisti che hanno dato spontaneamente e gratuitamente, diciamo, la loro disponibilità, hanno fatto già dei progetti importanti che noi dovremo presentare fra qualche giorno, dopo l'approvazione in giunta, e dovremo presentare in prefettura per la selezione, per farli inserire, diciamo, in questa programmazione importante che riguarda la provincia di Reggio, e che deve vederci certamente presenti, ci verrà presente con una mole, diciamo, abbastanza consistente di progettazione. Colgo l'occasione per ringraziare il gruppo di progettisti che, a titolo totalmente gratuito e a rischio di perdere il loro lavoro, ci hanno dato degli elaborati che porteremo in giunta in approvazione, per avere un parco progetti, avere dei finanziamenti, diciamo, con questo intervento previsto dal governo, e poter affrontare, diciamo, varie questioni. Quindi ci sono delle cose importanti che non sono finanziate da domani, ma che sono essenziali, diciamo, per essere finanziate. Non li cito tutti perché forse non li ricordo, ma ci sono problemi che riguardano il lungomare, i sovrapassi, perché qua è tutto proibito, hanno scoperto che è tutto proibito ora, diciamo, nel 2019, giustamente,
meglio tardi che mai, fino ad ora si sono girate tutte dall'altra parte, perché si sono girate dall'altra parte, c'è il problema diciamo dell'ingresso a mare, del ponte traballante là, se mi pare, su Sideroni, ci sono diciamo, un gruppo di progettazioni importanti che non li ricordo tutti quanti, per cui dobbiamo ringraziare pubblicamente i progettisti che hanno fatto per ora un lavoro del tutto gratuito, che speriamo possa andare in porto per migliorare le condizioni diciamo, della nostra città. Abbiamo fatto ricognizione, sopralluoghi, report sui beni pubblici che c'erano per cercare di qualificare e quantificare i danni e per cercare ovviamente di rendere agibile dalla piscina al patrimonio edilizio. Abbiamo assistito poi a questo paradosso, per esempio, che noi abbiamo la titolarità delle case popolari o delle case trasferite al comune, ma il canone ancora lo riscuote l'ADERP, quindi sono tutte questioni rimaste appese, perché non c'è una cosa che è stata iniziata e ha avuto una fine, sono state lasciate tutte a metà, perché queste gestioni commissariali che si sono ripetute sono state un disastro. Abbiamo rimesso in moto una serie di cose, questo piano spiagge che era fermo da molti anni e che finalmente lo abbiamo tirato fuori, credo che dobbiamo attivarci il più possibile, perché per la prossima stagione estiva deve essere chiaro come sono utilizzabili gli spazi, non ripetere l'esperienza di quest'anno, ma credo che con lavoro e con l'impegno ce la faremo. Molto disordine in paese per assenza delle regole, perché qua praticamente non ci sono spazi per parcheggi, non ci sono, cioè, si cammina dappertutto, si sta dappertutto, sono cose essenziali che debbono dare anche il senso dell'ordine, della vita civile, del rispetto delle regole, che è fondamentale per una comunità se vuole crescere. Abbiamo risequestrato dopo 10 anni il depuratore di San Pasquale, che era sequestrato diciamo, per il gusto di un procuratore che magari dice vabbè, c'è qua, se debbono fare qualcosa debbono chiedere il permesso, e lo abbiamo fatto risequestrare minacciando che avremmo fatto noi un'ordinanza di acquisizione, perché ci servivano quei locali per agevolare diciamo, il servizio dei rifiuti. Questo intervento, per il quale credo finalmente vedremo la luce e su cui ci siamo cimentati fin dall'inizio, non per un legame sentimentale tra Bova Marina e Bova o per l'obiettivo di ricomporre questa comunità che c'è pure sullo sfondo, ma per gli elementi di pericolosità che presenta quella infrastruttura, che comunque viene utilizzata, che comunque serve delle attività importanti di natura turistica, attività economiche, attività agricole. Se la chiudessimo determinerebbe forti danni, però è una situazione a rischio che ci ha visti impegnatissimi a portare in porto una infrastruttura partita nel 2004, 15 anni fa, 15 anni fa, che siamo riusciti diciamo, a portare in porto questa volta alla fase del bando, alla fase del bando. Aspettiamo solo che venga il nuovo dirigente perché firmi diciamo, quello che c'è da firmare per fare il bando, per iniziare i lavori, in modo che nella prossima stagione, non si sperando che il tempo non ci faccia qualche sorpresa addirittura del crollo, perché c'è il rischio
smontamento, smottamento e crollo che ci dia la possibilità di dare un'infrastruttura funzionale efficiente che non è solo un braccio fisico, ma che ci collega direttamente e strettamente con la comunità di Bova, con la quale vogliamo ricongiungersi anche per fruire, diciamo, del patrimonio paesaggistico, naturale, ambientale che rappresenta, e anche per utilizzare il patrimonio che noi abbiamo, perché il comune di Bova Marina ha all'incirca 700-800 ettari di terreno in agro di Bova e in agro di Africa, che abbiamo dato mandato all'assessore Rama Plutino di vedere le possibilità per utilizzare, diciamo, a fini produttivi, a fini di attività, rimettendolo diciamo in campo, nel senso che se ci sono da fare delle opere di manutenzione, di recupero, di destinazione, sono cose, diciamo, assai importanti. Abbiamo scoperto che abbiamo un casello che rischia di essere mangiato dai rovi in agro di Bova, che potrebbe essere utilizzato per un laboratorio, cioè cose, infrastrutture importanti che è un peccato non utilizzare per bloccare e invertire il processo di spopolamento che c'è, che riguarda pure la comunità di Bova. C'è questa occasione dei progetti CIS, di questo sistema di finanziamento nuovo che scadono in questi giorni, e dobbiamo vedere come diciamo presentarci per avere dei finanziamenti. Altre cose alle quali abbiamo messo mano e che dobbiamo un po' approfondire, questo problema del sistema idrico, perché sul sistema idrico abbiamo passato le pene dell'inferno quest'estate, abbiamo tamponato come si è potuto, però non possiamo, diciamo, dipendere da un sistema che fa acqua da tutte le parti, è il caso di dirlo. Per esempio la componente solica, che tra l'altro si è guastata anche di recente, quindi dobbiamo mettere mano al sistema idrico per recuperare una autonomia, in quanto l'acqua in un paese di mare è un fatto essenziale. Con i progetti GIS abbiamo anche aperto una porta o una finestra, ma dico più una porta che una finestra, per il porto, sul quale abbiamo avuto parecchie sollecitazioni, siccome è un argomento che viene sempre riproposto alla nostra attenzione, e noi siamo reduci da un'esperienza negativa del porto, tant'è che al posto di dove doveva sorgere il porto ora ci sono quelle scogliere e anche una presenza non sempre ottimale e non sempre gradevole in quel punto, che è un punto di eccellenza, diciamo, naturalistico, che per l'anno prossimo dovremo anche sistemare. Abbiamo aperto una strada, un percorso per il porto assieme al comune di Condofuri, perché noi come comune diciamo che abbiamo il sito, abbiamo per così dire la titolarità del sito, ma abbiamo l'esperienza negativa precorsa. Condofuri ha un'area che è il bacino della Mendolea, che gravita più su Condofuri che su Bova, ma è confinante con Bova Marina, che è un sito ottimale per una infrastruttura portuale che è vitale, perché in un comune di costa e un comune di mare, se non c'è una struttura portuale la gente non si ferma, passa e va via. Abbiamo scoperto che abbiamo un tratto di mare straordinario per i velisti, per i surfisti, che tra l'altro io non sapevo che esistesse questa cosa, per organizzare anche accoglienza, infrastrutture,
strutture, e tra l'altro il progetto per quanto riguarda il sidero con l'accesso al mare ha anche questa finalità, perché se no non sanno dove andare. Quindi un complesso di cose, di azioni su cui stiamo lavorando, che può aprire una prospettiva di crescita a questo comune. Ci sono problemi poi per quanto riguarda riscossione dei tributi, servizi informatici, tutte queste cose che stiamo valutando, anche per rendere l'amministrazione comunale più accessibile. Abbiamo appreso che ci sono 4 strutture, 4 contratti per i servizi informatici, uno non comunica con l'altro, quindi ci siamo orientati nel PEG, nel piano esecutivo di gestione, di unificarli per rendere, diciamo, questo servizio accessibile a tutti. L'unica questione che non abbiamo affrontato finora è il piano strutturale, però per questo credo che dovrete darci un po' di fiducia, perché per ridisegnare un altro volto del comune che è un po' sfigurato, cioè non è quello che noi vorremmo, dobbiamo affrontare con forza questo argomento per poter poi dare una sistemazione che renda il comune di Bova poi un comune, diciamo, non da evitare, ma un comune nel quale venire e nel quale abitarci. Questo è come bilancio delle cose fatte, ma anche apertura delle cose da fare, con la richiesta di una vigilanza da parte della comunità e dell'opinione pubblica, che è sempre necessario. Noi non abbiamo preoccupazione, paura per gli stimoli, per le polemiche, per le osservazioni, e anche di un sostegno della nostra azione che vuole riportare questo comune ad essere un comune leader. Non parlo delle cose di zona, ci stiamo occupando pure delle cose di zona, della statale, ci stiamo occupando dell'ospedale che rischia di chiudere, con degli incontri, diciamo, frequenti con gli altri sindaci dell'intera comunità con cui si è stabilito, al di là dei colori, delle appartenenze, un rapporto splendido, diciamo, di collaborazione, che speriamo sia un punto di forza per far passare le progettazioni che tutti assieme presenteremo con questo contratto istituzionale di programma. Sono stato più lungo del previsto, però tempo per la discussione, per le domande ce n'è. Per me fate una cortesia se intervenite e segnalate, diciamo, delle cose che non vanno. Grazie. Al volo, prima di cedervi la parola, come diceva il sindaco, solo per invitarvi in Piazza Municipio nelle giornate del 12 e 13 ottobre, quindi sabato e domenica, perché Bova Marina assieme a Motta San Giovanni è l'unico comune dell'area grecanica che ospita la manifestazione dal titolo Io non rischio, buone pratiche di protezione civile, che è organizzata dalla Regione Calabria, dal Dipartimento della Protezione Civile, con le associazioni che si occupano di questo, e quindi a Bova Marina ci sarà l'associazione Stella Maris sabato mattina e domenica mattina e pomeriggio. Quindi io ho il microfono qui, chi vuole fare un intervento nel merito di quanto, di quello che abbiamo detto, si può avvicinare e vi do il microfono. No, perché così sentono anche dal fondo e dalla telecamera soprattutto. Io una segnalazione voglio. Mi permetto di segnalare. Dato che ho assistito sinceramente con grande attenzione alla serata e negli interventi che avete fatto, secondo me pare che siamo tutti contenti. In realtà, teoricamente, giustamente, ora si parte come una squadra di calcio che prima era, giocava all'indietro per non prenderli. Adesso aspettiamo che voi partite a giocare una partita molto incisiva, e io sono favorevole.
perché mi è piaciuto questa sera. No, ma io non voglio entrare troppo su questo terreno che è molto... E finalmente, voglio dire, sono contento che si ragiona alla cittadina, possiamo fare, essere in mezzo a quelli che si interessano del nostro paese, che io sono, e i miei fratelli che eravamo in Svizzera, pensavamo di venire qua e trovare un paese tipo Taormina, pensa tu, era un sogno per noi. Queste sono parole dette così perché non è purtroppo successo questa buona Marina. Siamo, però ecco, voglio dire, questa sera di tutto quello che avete parlato siete stati bravissimi per me, E il sindaco particolarmente perché ha segnalato ma un sacco di i problemi che ci dovrebbero essere innovativi nel nostro paese. Non parlo più perché sennò voglio dire solamente, volevo solo accennare che siccome la zona mercato e non si può sopportare dal male odorante che c'è nei pozzetti. Nei pozzetti non ci sono struttura che esce fuori, non possiamo neanche sul circolo socialista che noi ci riuniamo, non possiamo neanche starci dal malodorante che c'è. Le fogne sono mischiate insieme a quelle della pioggia e allora lì bisogna fare qualcosa perché fa troppo odore cattiva. E allora secondo me, era un vecchio idraulico, un mio collega assessore che c'è lì, ma si può intervenire per questo malodorante che non si può restare fuori a sentire, specie la zona mercato, dico un sifone si può mettere, tutta l'estate abbiamo sopportato e il comune fino adesso non si è interessato. Mi scusate che sono troppo... Grazie, diamo la possibilità all'assessore, le risponde nel merito. Adesso rispondo. Allora, tre giorni fa, precisamente prima delle piogge, è stata fatta la pulizia. Ora, domani ci sarà lo spurgo la pulizia ci vuole, perché la pulizia, prima di fare l'intervento con l'autospurgo, bisogna pulire dalla terra, altrimenti non si intasa. Andiamo al volo, quindi, se c'è qualche altro intervento, perché poi si avvicina l'ora della cena, c'è il dottore, c'è anche il dottor Napoli, alternatevi. Grazie. Poi Enzo. Buonasera a tutti. E mi complimento con l'amministrazione comunale. Microfono in direzione. Chiedo gentilmente, lo so che è tardi, un attimo di silenzio così ascoltiamo tutti, ascoltate anche voi, grazie mille. E allora buonasera a tutti, ringrazio l'amministrazione comunale che ci dà questa opportunità di conoscere la realtà e l'impegno che stanno profondendo per migliorare la situazione di Boa Marina, considerando che 30-40 anni fa eravamo tutti orgogliosi per dire che Boa Marina era il miglior paese della Ionica, e penso che su questo siamo d'accordo. Sarà difficile che questo possa ritornare, ma almeno state dimostrando che l'impegno c'è. Io volevo solamente segnalare brevemente due situazioni che che interessano il paese. Uno riguarda la strada che scende, non lo so se sia via Risorgimento o di Mascia Andrea, la casa dove stava Mascia Andrea. So che è stata fatta una delibera anni fa per ripristinare alcune strade che
con i San Pietrini, delle strade che erano ottime. Hanno ripristinato i San Pietrini e non so questi San Pietrini, queste strade come sono, ma una che era dissestata ancora continua a essere dissestata e continuamente le macchine passano lì e minano, io parlo in dialetto, minano con la coppa e l'oggio. E tra l'altro anche ho notato che minano pure chi di carabinieri e nudo. E non ci dice caso, perché sta aiutando? Sì, udico. Perché è giusto, ma udico. Questo lo volevo segnalare. Ecco, perché poi si fanno delle opere inutili e quelle che magari dovrebbero essere efficienti non vengono realizzate. Un'altra cosa che volevo segnalare è appunto il marciapiede tra via Indipendenza e via Risorgimento, che il marciapiede è dissestato. Sono stati rinnovati i marciapiedi a Boa Marina, penso che siano stati spesi pure un sacco di soldi e sicuramente i marciapiedi che erano preesistenti erano sicuramente migliori di questi di adesso, in cui hanno privilegiato più perché l'acqua non entrasse nelle abitazioni che per i pedoni. Vi auguro un buon lavoro e un buon proseguo e buonasera a tutti. Grazie. Il signor Napoli. Buonasera a tutti. A parte gli interventi, cioè ho apprezzato l'intervento del sindaco, non gli altri, perché avevano tutto un tono amministrativo, burocratico, ma la parola che ho apprezzato di più del sindaco è stato il cambio di marcia. Il cambio di marcia, cioè il sindaco sollecita l'amministrazione e suppongo anche i suoi cittadini a una svolta. Quello che Boa Marina in questo momento si aspetta e si merita. Non per niente ha citato sia il piano spiaggia con un certo tono, dicendo che per un altro anno questo piano spiaggia dovrà essere operativo. Perché il piano spiaggia non servirà solo ai diportisti per attraccare le barche, ma può servire anche ai nostri giovani per avere posti di lavoro. Cioè, quando Silvia ha detto dobbiamo dare futuro ai nostri giovani, il piano spiaggia può essere il futuro dei nostri giovani. Cioè, il nostro litorale non ha un bar. Se vogliamo fare turismo non abbiamo un bar, non abbiamo un ritrovo. Cioè, io mi ritrovo con i miei figli e magari i vostri figli, che la sera devono andare fuori paese con tutti i pensieri che ci possiamo creare, perché a Boa non abbiamo un ritrovo. Cioè, una volta c'era la bellissima discoteca Miramare, che bene o male io e tutti noi sicuramente ci siamo passati, trascorrevamo le nostre serate, le nostre notti, e poi i vostri genitori eravate tranquilli. Adesso ci troviamo con i nostri giovani che devono andare fuori, San Lorenzo, a Reggio, ognuno dorme però sta sempre col pensiero. Ma a parte questo, cioè oggi abbiamo un problema di tenere i nostri giovani a Boa. Io forse mi dovrei ritenere fortunato, perché ho dei figli che hanno delle attività, e dicevo, abbiamo detto che ti, cioè non è questo, cioè io non devo pensare all'egoismo mio, dice ma tu sei a posto, no. Io ho i miei figli, li devo tenere qua perché anche loro fanno attività, ma anche i vostri figli hanno, credo, il diritto di stare nel loro paese. Cioè Silvio assieme ai suoi amici stanno facendo tanto per Boa Marina, ma quando perdiamo uno di loro, cosa abbiamo risolto? Allora, tutti i miei figli e tutti gli altri giovani non devono pensare solo, sì, le seratine, a divertirsi, le notte bianche. Ci dobbiamo cercare, con il cambio di marcia che il sindaco ci sollecita, di creare qualcosa di positivo. Non a caso ha nominato il porto. Il porto, secondo me, è il massimo di strategia che cambierà questo paese, perché se vogliamo fare turismo, se vogliamo portare economia a Boa Marina, quello secondo me è il grande obiettivo per Boa Marina e per tutta l'area grecanica. Quindi questi due progetti secondo me, sia vabbè, il porto della spiaggia che è una cosa comunale, ma il porto secondo me coinvolgerà tutta l'area grecanica a uno sviluppo generale. Quindi da parte mia, signor Sindaco,
In qualità di rappresentante delle attività produttive l'avevamo già chiesto all'assessore, ma ancora oggi non abbiamo avuto la possibilità di incontrarvi. Sicuramente le attività produttive possono dare un loro contributo. Prima c'erano i partiti con cui si dialogava, si proponeva, adesso i partiti non ci sono, quindi ritengo che convocare saltuariamente le attività produttive, i liberi professionisti, sicuramente si possono aprire dei confronti con delle idee e con delle proposte. Quindi questo è il mio modo di collaborare con voi. Grazie. La signora, prego. Si avvicini, il microfono è qui. Buonasera. Io vorrei segnalare un problema che mi sembra molto pericoloso per la vita delle persone e intendo segnalare il fatto che gli autobus passano sul ponte sul torrente Siderone. Ora, io abito a Tripepi, che il ponte è il mezzo di accesso al quartiere e venire verso il paese. E stranamente ci sono ancora persone che vanno a piedi. Non tutti vanno in macchina, vanno anche persone a piedi. Ora l'autobus occupa completamente il ponte e sono successe situazioni in cui le persone hanno rischiato, perché si trovavano già sul ponte, l'autobus ovviamente non frena, quindi hanno rischiato di rimanere schiacciate fra l'autobus e la sponda del ponte. 2 anni fa a me personalmente, e ne parlai anche alla precedente amministrazione, però la situazione non è cambiata, io mi sono ritrovata a dover scegliere fra morire schiacciata dall'autobus o precipitare sotto il ponte nel piccolo spazio che rimane fra la spalletta in metallo e il muretto lungo la curva. Io mi sono ritrovata a dover decidere come morire. Dico, come muoio io? Ecco, l'autobus mi è passato la ruota dell'autobus a 3-4 centimetri dal piede, io sono riuscita a mantenere la forza di non arretrare, perché arretrando io sarei caduta nel vuoto, perché lì c'è uno spazio vuoto già segnalato alle precedenti amministrazioni dicendo almeno lì mettete un riparo. Allora io chiedo, dato che era stato già preventivato, se non sbaglio, tanti anni fa il progetto per una passerella per i pedoni, allora due sono le cose: o non fate passare più, e non capisco perché degli autobus così enormi debbano passare in strade con curve strettissime a rischio della vita delle persone e anche di scontri automobilistici quando arrivano poi su lì al promontorio, oppure cercate di fare una passerella per i pedoni, perché la situazione è diventata veramente pericolosissima. Se poi aspettate che ci sia la probabilità, ma qual è la probabilità che una persona resti schiacciata dall'autobus? Ma una ogni 50.000. Vabbè, aspettiamo che 50.000 persone passino, quando poi capiterà questo fatto. Quindi io, visto che parlate di tanti progetti su questo ponte, io vi suggerirei, se possibile, di evitare una morte futura. Grazie. Infatti uno di questi progetti prevede quindi l'allargamento del ponte e una parte pedonale, una parte. Però questo è un progetto che si farà non in futuro. Noi dobbiamo anzi ora basta un semaforo, dobbiamo trovare la soluzione adesso, perché il problema è adesso, non possiamo pensare per il un futuro faremo, è una cosa che dobbiamo. Grazie. Comunque, tra le tante, sì, le cedo la parola, può avvicinarsi, solleciteremo anche le aziende di trasporto, quindi i pullman, anche ad un andamento più moderato, perché
effettivamente io li vedo certe volte che passano a velocità allucinanti. Quella è comunque l'unica arteria che consente a Bova Marina di essere collegata anche attraverso il servizio pullman, perché non hanno modo di entrare dal bivio ad ovest i pullman, girare e tornare indietro, andare quindi verso Reggio. Devono necessariamente entrare dallo svincolo Bova Marina-San Pasquale, fare tutta la vecchia 106 e quindi passare dal territorio comunale. Questo come cosa indispensabile proprio per avere un collegamento. Però quello che dice è vero, mi è capitato una cosa simile una volta, quindi la capisco benissimo. Signora, prego. Sì, buonasera. Io vi vorrei far giungere a tutta l'amministrazione la mia condivisione per questo incontro. Un incontro che sembrerebbe quasi normale, di routine, ma invece così non è, perché sta creando una certa atmosfera, un certo rapporto fra l'amministrazione e il cittadino. Questo rapporto che ci potrà essere e che io immagino e mi auguro ci sarà, e con stasera è iniziato la sua vita, è molto importante perché, uno, ricorda col fatto che avete fatto un po' un excursus storico su quanto è stato fatto, perché a volte possiamo avere anche la memoria corta e dimentichiamo col passare del tempo quello che si è seminato su questo territorio, perché alla fin fine ogni sera sapevamo che andando al centro, lì vicino al municipio, davanti alla piazza o nella piazza, c'era un incontro, c'era un'attività. Quindi questo è bene che voi l'abbiate ricordato. Avete ricordato anche tanti incontri, tanti punti, tante cose che si sono state fatte. Bene, fa parte un po' di un patrimonio che è passato. Però il fatto che poi abbiate pure ricordato quello che è la progettualità dell'amministrazione, quindi del futuro del Paese, è il momento topico, penso io, perché voi date speranza ad un Paese che aveva perso la speranza. Cioè io mi accorgo che nel momento in cui voi dite faremo questo piuttosto che un altro perché c'è un progetto, voi date, ma non c'è che ci voglia molto a capire, dice guarda un po', forse Bova sta percorrendo la strada giusta, la strada che noi vorremmo che percorresse, quindi stiamo imboccando la strada che tutti noi, penso, abbiamo immaginato e che vorremmo che fosse percorsa. Quindi questi incontri che ben vengano, perché avvicinano, rendono, sviluppano in ognuno di noi il senso dell'appartenenza, appartenenza ad una comunità. Noi apparteniamo a Bova nella misura in cui ci sono interlocutori, ci siete voi, che sapete realizzare e comunque ascoltare pure quelle che sono le esigenze di tutta la gente che qui dentro ci vive e crede in questa terra. Certamente ci sono anche delle cosette da sottolineare, qualche cosina che non va, ed è bene che la si dica, perché è bene che si dica in questo posto, cioè con quella prospettiva positiva di chi dico lo dico, perché io lo vedo, ma lo vedranno anche gli altri, e che se è possibile si metterà una toppa, si provvederà in modo che le cose vadano meglio, si ottimizzino. Ora, Bova non è un paese pulito. E cosa vuol dire questo in termini di ricaduta per noi, ma anche per quelli che sono ospiti da noi, cioè i nostri turisti? Che la prima cosa che notano e che hanno notato e che mi è stata riferita è che Bova purtroppo non è pulita. Non vedono i vostri progetti, i nostri progetti, non sanno della vostra progettualità, ma sanno ciò che vedono. Vedono un paese sporco. Mi dispiace dirvi questo, ma mi dispiace pure constatarlo. Ecco, mi è stato riferito, e ve lo dico così senza credine, anche con quella grande volontà che a ciò si ponga un certo rimedio, dice abbiamo visto Bova, perché delle persone che da tanti anni non venivano qua e pensavano che Bova potesse essere molto diversa. Bova, per vicissitudini nostre del paese, insomma, sappiamo bene, non era quella realtà bellissima che si aspettavano, ma hanno sottolineato una cosa. Dice Bova superiore, come chiamano tutti, Bova superiore, laddove dovremmo dire Bova invece, dice c'erano due donne,
che pulivano sul pulito. Ecco, questo mi è rimasto impresso. Se Bova è famosa o quantomeno è conosciuta per il suo territorio pulito, ordinato, per il decoro, perché poi andando a Bova alla fin fine c'è una storia, è simpaticissimo, è bellissimo andare, ma tutti riconosciamo un particolare importante, vitale, il decoro di Bova. No, così non possiamo dirlo per Bova Marina ancora. E me ne duole dirvi questo, perché se noi andiamo, se voi attraversate in via Marina, nel tombino lato Reggio c'è di tutto di più. L'ho sottolineato perché venendo i turisti e vivendo nella zona della via Marina, che poi è la zona che raccoglie più turisti, diciamo, in percentuale come statistica è lì, voi vi potete rendere conto di quello che c'è. E allora dico, va bene i nostri progetti, va bene quello che abbiamo realizzato, ma attenzione che il punto dolens è lì, perché quando una persona viene, un turista, non sa che cosa bolle in pentola, sa soltanto che lì c'è una situazione che non va, che non dà decoro al paese. E noi questo non lo possiamo permettere, dobbiamo sottolinearlo a che a questo si diano delle soluzioni urgenti. Perché è vero, qualcuno mi ha detto, ma hanno sporcato. È vero, ci abbiamo dei turisti sporcaccioni, punto. Ma detto questo, non c'è pulizia dall'inizio, non c'è uno spazzino, non c'è. Signora, un certo Andrea... Chiedo scusa perché... Prego. Siccome il concetto, non voglio interromperla, sì, bruscamente, ma il concetto, sì, è chiaro, sì, le rispondo nel merito appena termina. Sì, ma perché sei tu che devi rispondere? No, ma in un pagello. No, le dico un'informazione, perché lo spazzino in realtà c'è, perché c'è la, sì, ditta di smaltimento rifiuti che, sì, con il nuovo capitolato prevede già da ora una persona sì, fissa, ovviamente. Ricordiamoci una cosa, veniamo da 2 anni e mezzo di abbandono totale, cui molti, mi permetto anche di dire, molti non solo concittadini ma anche turisti stagionali hanno fatto i maiali, anzi i maiali sono più puliti. Lo sappiamo, è vero. Perdonatemi. È vero. No, ma glielo dico così, parliamo di questa cosa, visto che ha detto una cosa bellissima, ne parliamo qui di persona, perché su Facebook è pieno di immagini, vanno sotto il ponte per andare per esempio alla salita di Bova, al liceo, al campo sportivo, pensano che sia una mini discarica. Quando gli arrivano delle belle papagne di multe, poi se la ricordano la discarica. La giunta ha da poco approvato anche un piano di multe, comunque di contravvenzioni, che verranno, di sanzioni che verranno combinate a chi pensa che dopo che l'associazione gratuitamente quest'estate Stella Maris, l'assessore Plutino era il primo con la lancia che lavava e disinfettava i sottopassi, sanificava i sottopassi, forse non è stato fatto mai negli ultimi 10 anni, sanificava i sottopassi, scusate che dico una parolaccia, dopo mezz'ora che abbiamo finito la sanificazione del sottopasso della villa comunale, riperdonatemi la parolaccia, c'era una cacata grande quanto un elefante. E allora qui c'è gente vergognosa, e non di cane, quindi qui qual è il problema? Qui è un problema proprio anche sociale, quindi la ringraziamo per queste cose che ci ha detto, e noi ci impegniamo la prossima estate a dare un'immagine molto più pulita di questo paese, anche perché già da ora, ovviamente, no, ma dico io, il rapporto lo si fa dalla scorsa estate. Non è il caso che si aspetti fino all'estate, voglio no, dire. Ecco. Mi perdoni, chi le ha riferito a livello turistico, se tornerà a Natale, già vedrà una differenza rispetto agli anni precedenti e vedrà la differenza anche la prossima estate. Bene. Lo so. No, diciamo che questo fa parte anche di queste progettualità vostre, di questa speranza che voi, perché nel momento in cui sentiamo queste parole che le cose cambieranno, non possiamo che apprezzare la cosa ed essere ancora più fiduciosi e più speranzosi. E io vi dico ancora di più, grazie. Grazie a lei. Ci tenevo a dire questo proprio perché c'è un'opera in corso
in merito a questo argomento. Se c'è un altro intervento però di 30 secondi e poi concludiamo, perché l'incontro è durato due ore e mezza, e anzi grazie per l'attenzione che avete avuto dall'inizio, dalle 17:40 fino ad ora. Prego. Buonasera, ringrazio l'amministrazione per questo incontro. Niente, io volevo chiedere due cose. Una, per quanto riguarda il piano spiaggia, se siete, voglio dire, dell'idea di, prima di approvare questo piano spiaggia, di avere un confronto anche con i cittadini, al fine di poter avere insomma idea noi, se possiamo eventualmente dare anche nel nostro piccolo qualche suggerimento, nel caso riscontriamo qualcosa che possa essere migliorato secondo il nostro punto di vista. Tra gli altri punti, che ce ne sono tanti, però uno su cui volevo chiedere riguarda il depuratore. Mi sembra di aver capito che si sta facendo ottimizzando una progettazione. Quello che c'era stato detto da molto tempo è che c'era già un progetto pronto e che avevano avviato la gara per appaltare i lavori. Ora mi sembra che invece non sia così. Ecco, se avere qualche chiarimento in merito, visto che, voglio dire, noi in un posto di mare, l'abbiamo visto quest'estate, insomma il depuratore è fondamentale, quindi prima si fa questo depuratore, che sono decenni oramai che si parla e purtroppo non si riesce mai a realizzare. Grazie. Allora, adesso siamo in fase di progetto definitivo. È stato fatto un preliminare, quindi tutto il lavoro fatto a monte, quindi perché c'è stata una diatriba per quanto riguarda il sito, quindi è stato progettato da una parte, poi è stato spostato da un'altra, poi alla fine l'ultima amministrazione ha deciso la collocazione finale. Però è stato fatto uno studio da alcuni professori universitari per un impianto a fanghi, no a fanghi attivi, ma a membrana. Quindi queste sono le nuove tecnologie, diciamo. Noi confrontandoci con veramente il sindaco, con la Regione Calabria, aveva sentito insomma un dirigente parlare, perché alcuni comuni hanno iniziato questi lavori con questo tipo di tipologia, però non vanno bene, anche perché hanno un costo di manutenzione eccessivo, quindi costa molto poi la manutenzione rispetto al, perché la membrana trattiene molto quindi non, i fanghi, deve essere una pulizia, non ti dico settimanale, ma quasi. Per cui loro hanno dato delle indicazioni a tornare a fare una tipologia a fanghi attivi. Il problema dov'è? Che è stato fatto uno studio e un preliminare su questo, quindi tutti i soldi che si sono spesi per fare, perché si sono spesi i soldi per fare questo studio, sono andati persi. Quindi abbiamo delle risorse in meno per poter realizzare, però questo non significa... no, intanto l'affidamento della progettazione è stata data, quindi ora, dopo finita l'emergenza, per così dire, ora in questi mesi, noi abbiamo intenzione di chiamare, in effetti la nostra, abbiamo programmato un incontro con i progettisti per vedere la situazione. Quindi in seguito, per quanto riguarda il piano spiaggia, è fermo ho detto che l'ultima revisione è stata fatta nel 2016, per cui ora insieme ai progettisti intanto lo guardiamo noi come amministrazione, che abbiamo dato un'occhiata, però vediamo il da farsi, poi insieme alla progettista sistemiamo alcune cose, perché c'è da fare una ricognizione per quanto riguarda le aree, quindi quali sono già ancora le aree acquisite, le aree invece che sono in scadenza di concessione e quant'altro, quindi dobbiamo vedere un pochino tutto questo e poi sarà presentato naturalmente, è giusto, no, pure il piano, no, certo, no, quello che ti porta molto sviluppo poi è proprio la gestione del territorio e il piano strutturale, perché il piano strutturale
ti permette di fare tanto sul territorio, cioè là, lì è lo sviluppo. Chiudiamo perché sono 2 ore e 30 minuti, chiudo però dicendo una cosa, anche sulla base dell'esigenza dei cittadini che ci è stata sempre detta anche in campagna elettorale, che noi accogliamo ancora una volta oggi, quando ci saranno temi importanti che riguardano tutti noi, perché siamo cittadini tutti quanti, ci sarà sempre un incontro, un confronto con l'amministrazione comunale e quindi con i cittadini, e periodicamente l'amministrazione comunale vorrà raccontare l'attività amministrativa e chiedere anche a voi in corso d'opera eventualmente come mirare meglio, se non stiamo mirando a vostro giudizio nella maniera più consona, ma siamo sicuri che sarà un confronto sempre attivo, partecipato e soprattutto costruttivo. Grazie per essere stati qui, per la vostra attenzione. Grazie mille.